Traveling Time e benvenuti in questo nuovo video. Allora, nel video di oggi vi farò vedere come rendere esteticamente più gradevoli i vostri form e controlli con dei pulsanti chiudi o comunque personalizzati e renderli più gradevoli, insomma, e fare un lavoretto estetico un po' più rifinito e gradevole, come ho detto. Vabbè, bando alle ciance e iniziamo subito col tutorial. Come si può vedere, qua ho un esempio di come molta gente fa con il controlli Visual Basic, cioè una cosa secondo me orribile, e che infatti mette questo bottone, questo button con il flat style su true, cioè flat style su flat, scusate, e il testo con la X, e questo è il loro bottone chiudi. Proprio per me non si può guardare proprio. Adesso noi facciamo con questo tutorial, faccio vedere come fare un lavoro più pulito e migliore. Allora, prima cosa, dobbiamo togliere il testo, quindi al posto della X ci mettiamo un testo nullo, ok. Poi, adesso, il fore color di questo bottone deve essere uguale al back color del form o del controllo sul quale si trova. Quindi in questo caso il back color di questo form è white, quindi il fore color del bottone dovrà essere lo stesso, white. Ok, adesso abbiamo il nostro bel bottone. Noi nel caso abbiamo form ridimensionabili, sistemiamo l'anchor, quindi come anchor andiamo a mettere top destra, quindi top right. Ok, adesso a questo bottone ci manca un'immagine per fargli dire questo è, anzi per far capire che questo è il bottone chiudi. Quindi sistemiamo il background image layout e lo mettiamo su zoom, poi prendiamo la background image e impostiamola, che in questo caso la background image deve essere, visto che questo è un pulsante chiudi, una bella X per chiudere. Eccola qui. Ok. Ok, abbiamo fatto quindi il nostro bottone per chiudere. Poi se non vi piace grande, ridimensionatelo a vostro piacimento. Insomma, come più preferite. Anche se però troppo grandi è preferibile di no. Ok, abbiamo il nostro bottone chiudi. Adesso ci manca il codice. Semplicemente l'elemento click. Se, visto che questo qua è un form, devo scrivere... E il bottone si trova sul form, quindi scrivo mi.close. Per esempio, se avessi questo bottone dentro un panel che si trova qua e voglio che il panel scomparisse, devo mettere... Vabbè, prima di tutto il bottone dentro al panel, questo mi pare ovvio. Poi però il panel... Per far chiudere il panel, nell'evento click del bottone, mi scrive il nome del panel.hide. Molto semplicemente, non è nulla di troppo complicato. Ok, comunque, questo qua è già il primo sistema semplice. Se poi volete fare una grafica del form o del controllo personalizzata, un po' più carina, un po' più avanzata, cioè, la potete fare sempre in modo semplice. Allora, prendiamo un panel e ce lo mettiamo dentro. Ok, poi dentro al panel ci mettiamo il button. E adesso per farlo stare lì il panel, per farlo ridimensionare insieme al form, qualora il vostro form si ridimensionasse, mettiamo il dock style, il dock su top. Ok, poi cambiamo un po' la dimensione ed ecco fatto la nostra barra di sopra. Adesso comunque per far risaltare un po' più la barra di sopra cambiamo pure il suo back color. E come back color direi che ci starebbe bene, almeno per quello che penso io, un grigio. Poi mettiamo, come ho detto prima, lo stesso colore anche al fore color del bottoncino, quindi lo stesso grigio, ed ecco qua. Poi se vogliamo fare un lavoro, anche se stiamo facendo un lavoro più avanzato, perché no avere un label con il nome del nostro form? Quindi andiamo a prendere un label. Ok, e ce lo mettiamo. Benissimo. Ok, qua abbiamo il nostro label, quindi... E poi, per esempio, voglio mettere anche un bottone per cambiare la taglia. Quindi un bottone per minimizzare e uno per massimizzare. Quindi incolliamo i bottoni. Ecco qui. Quindi adesso non fraintendete questa ambiguità. Andiamo a cambiare subito l'immagine. Quindi cancella, importa. E andiamo a mettere per esempio il bottone per minimizzare e l'icona per massimizzare.
Eccola qui. Ok, allora, adesso che abbiamo le nostre icone, ma anzi magari meglio così, ecco come nel mio DxOS, adesso che abbiamo il nostro bel apparato di icone, dobbiamo dargli il codice ai nostri pulsanti, quindi quello per massimizzare però avrò bisogno di una cosa particolare. Voglio dire, andiamo nel progetto, proprietà del progetto, e andiamo in risorse. Quindi risorse andiamo in immagini e dobbiamo aggiungere un paio di immagini. Cioè intendiamo a pescarle, io ce le ho già salvate sul mio hard disk. Se trovo la cartella, gentilmente. Eccola qua. Ok. Adesso andiamo a pescare, a prendere le icone del pulsante per massimizzare. Quindi, dove le ho messe? Eccole qua. Quindi dovrebbero essere queste due, quindi selezioniamole, copia e adesso incolla. Aspettiamo, eccolo qua. E abbiamo le nostre icone, adesso rinominiamole. Quindi questa la mettiamo, chiamiamo Minimize. Per dire, potete cambiare, potete mettere il nome che volete. Da qua la chiamiamo Maxi Minimize. Sì, Maximize. Ok, adesso nel nostro bottone per massimizzare il codice è quindi if mi.windowState è uguale a windowState.maximized deve fare mi.windowState è uguale a windowState.normal poi else. Quindi nel caso il form è già normale, mi.windowState è uguale a windowState.normal. Ok, poi per impostare l'icona, per farla cambiare ogni qualvolta che si regola la dimensione del nostro form, quindi che si cambia da normale a massimizzato, dobbiamo cambiare l'icona, quindi visto che in questo caso è button 3. Background image uguale a my.resources.maximize, perché in questo caso il form viene reso normale, quindi la cosa successiva che può fare è solo massimizzarlo. Poi facciamo la stessa cosa però con l'altra icona, quindi dall'altra parte dell'else. Quindi button3.background image è uguale a my.resources.minimize. Ok, invece per questo pulsante per minimizzare, per renderlo in forma a ridurre l'icona, impostiamo il codice che tra l'altro è semplicissimo, quindi è soltanto mi.windowState è uguale a windowState.minimized. Ok, adesso ci manca soltanto questo piccolo label del nome del nostro form. Quindi per farlo molto semplicemente scriviamo nell'evento, prima di tutto, nell'evento load del form, andiamocelo a pescare, scriviamo label1.text è uguale a mi.text. Ok, copiamo, che adesso lo dobbiamo mettere in un altro evento questo codice. E lo mettiamo nell'evento textChanged del form. Eccolo qua. Così abbiamo il nostro bel form che dovrebbe funzionare. Comunque, per esempio, diamo un nome personalizzato al form, per esempio, prova. E andiamo a provare il nostro form. Ok, potete vedere, il form ha subito tutti i cambiamenti necessari. Perché mi fa così? Dovrei aver messo il codice corretto. Ecco qua, ecco l'errore. Qua al posto di normal, maximize, scusate. Ok, vabbè, tutti sbagliano. Ok, comunque adesso dovrebbe funzionare. Sì, e funziona. Che okay, adesso però non si può spostare ancora. Per il codice per spostarlo, non è molto complicato spostare un form senza bordo. Andiamo a vedere. Aspettate, prima però vado a recuperare i codici.
Ok, eccomi tornato, ho messo il codice. Andiamo a vedere questo codice come funziona. Allora, ho dichiarato tre variabili. La prima è un boolean, che ci dice semplicemente se stiamo premendo il tasto destro o il tasto sinistro. Poi la seconda variabile è mouse down x e mouse down y, che non sarebbero nient'altro che la coordinata del mouse. Quindi adesso andiamo nell'evento mouse down. Scriviamo if e.button è uguale a mouseButton.left, quindi è uguale al tasto sinistro, then is form begin dragged true, cioè quindi la nostra variabile che dice che stiamo premendo il tasto sinistro è su true, quindi è vero. Poi e si ricorda anche le coordinate del mouse quando iniziamo col click. Ok, adesso andiamo nel secondo evento che ci serve, ovvero l'evento mouse move del nostro panel. Cioè, di questo panel qui, per intenderci. E scriviamo is form begin dragged uguale a true, oppure così perché è sottinteso sempre il true con gli if così. Scriviamo dim temp as new point, as point uguale a new point. Poi temp.x è uguale a mi.location.x più e.x meno mouse down x. Poi temp.y uguale mi.location.y più e.y meno mouseDown y. E questo quindi è tutto il codice per il calcolo della posizione del form. Poi mi.location è uguale a temp. Poi temp è uguale a nothing. Poi questo qua è un codice aggiuntivo che però mi renderà magari anche un po' più semplice il form, un po' più carino. È opzionale questa parte dell'if, però per esempio c'è, cioè in pratica se io trascino il form quando è massimizzato lo riduce a minimizzato. Cioè questo codice semplicemente dice che se il window state è massimizzato, il window state mettilo normale. Poi l'ultima cosa è che per sicurezza se sto sempre premendo il bottone del mouse sinistro nell'evento mouse up, la nostra variabile boolean deve essere su false. Quindi andiamo subito a collaudare. E come potete vedere possiamo liberamente spostare il nostro form, massimizzarlo e minimizzarlo. Se poi volete che per esempio si muova anche sul label, non dovrete fare nient'altro che ripetere questo codice negli eventi corrispondenti nel label. E senza comunque dichiarare da capo tutte le variabili, perché tanto vi basteranno quelle che abbiamo già dato. Quindi per questo video è tutto, vi ho fatto vedere come realizzare una grafica semplice per i vostri form e i vostri panel, oppure semplicemente utilizzando questo bottone con la X semplice e fissato, potrete realizzare dei pulsanti chiudi esteticamente più carini, quindi per i vostri programmi, oppure per i vostri widget sui vostri desktop degli OS, oppure per come vi ho fatto vedere per i vostri form dei vostri OS. Oppure dei vostri programmi che hanno finestre con grafica personalizzata. Anzi, un'altra cosa che potete fare anche nell'evento del doppio clic su questo panel, potrete sempre mettere per esempio che il window state diventa maximized per fare un lavoro più carino come ho fatto io in DxOS. Comunque, quello che vi ho fatto vedere qui è soltanto dimostrativo. Utilizzate la grafica che volete, soprattutto non copiate DxOS, davvero, non copiatelo. Va bene, comunque per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!